Senti il profumo dei soldi o di una grande cazzata che ho fatto? Io sì. 450 euro spesi in box di carte One Piece. Il miglior o il peggior investimento del 2023? Io non so come finirà questo video. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Cominciamo col dire che io non sono minimamente esperto di One Piece, ciononostante molto tempo fa giocavo a Yu-Gi-Oh! E so bene o male che c'è un grosso mercato di carte collezionabili con delle regole tutte sue. Tra l'altro proprio un anno fa abbiamo registrato noi due un video al Romix, che è questo qua che vedrete, non so se a destra o a sinistra, che è come guadagnare con le carte Pokémon. È veramente un bel video, quindi prima di guardare questo video qua sarebbe interessante, se non l'aveste ancora fatto, di andarvi a recuperare quello e poi vedere questo qui, perché è propedeutico. Si tratta comunque di un investimento, abbiamo rischio rendimento come in qualsiasi altro asset. Vero. Quindi lui ha pagato 450 euro per questi 5 box. Vabbè, vogliamo iniziare a spacchettare allora? Iniziamo. Ma sentiamo prima le sagge parole del nostro esperto. Il box di per sé ha un valore. Ci sono due scuole di pensiero. O si compra il box e lo si spacchetta perché è una cosa che piace, è la sensazione di ritornare bambini. O quella più safe, come possiamo chiamarla, di conservare il pacco perfettamente sigillato, così, nella plastica. Esatto, perché se uno compra uno di questi box adesso e lo tiene sigillato, tra 10 anni lo rivenderà molto di più. E questa è una certezza praticamente assoluta. Come per prima cosa aprirai la carta del pacco regalo. Oh, Don Quixote dopo si chiama. La seconda cosa da sapere se si vuole investire in carte collezionabili è di prediligere sempre le carte in lingua inglese, poiché quelle in lingua italiana e giapponese hanno meno mercato. Per intenderci, hanno valori simili, ma i volumi di scambi sono inferiori. Iniziamo a spacchettare i pacchetti seri, penso che ne avremo per le lunghe. Ah. No, 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 amici, no. Questo è il nostro primo pacchetto. Shiryu. Shiryu della pioggia. Com'è? Fa cagare. Porco due. Che? Abbiamo trovato la prima secret. Oddio, ma è dura. Regà, è il primo pacchetto aperto. Abbiamo trovato già la secret del box. Dai, tu l'onore di metterlo, dai. Sì. La inseriamo nella cosa protettiva. Là. Ragazzi, pacchettare le carte è divertente, ma fatelo in sicurezza. Usate lo sleeve e proteggete il vostro investimento. Non hai trovato niente, te? No, però sniffare le carte ha sempre un buon odore. Ricorda di aprirle piano le carte, perché se troviamo... questa è la rara. Takazuki è grande ammiraglio della Marina. Noi vediamo su eBay e guardiamo anche i prodotti che sono stati venduti recentemente, quindi i prezzi sono quelli. Continuiamo a spacchettare, siamo solo all'inizio. Ecco qua, ho trovato... nulla. No, in realtà no, ho trovato Luffy. Io ho trovato niente. Niente. Guardiamo le ultime due. Questa vale. Questo è quindi... Garp, no. Oh, ma tutte le carte rare le ha trovate lui. Ma com'è possibile? Però quindi... guardate che guardate. Come fa a non piacervi One Piece? Cioè, ma non ragazzi... ce ne frega niente delle carte, delle immagini. No, noi vogliamo guadagnare i soldi. Ragazzi, scrivete nei commenti che cos'è il One Piece per voi. Goku e Marco, ma Boni, la full art. Abbiamo trovato full art, io ho trovato un Magellan. La full art abbiamo trovato. Che vuol dire? Ah, full art è perché vedi? Tutta la carta sì, è piena. Come in Pokémon. Marco full art. Gradata 10 e 150. Eh sì, perché le carte vanno portate a gradare da un'agenzia. Quest'ultima le analizza e decide in che condizioni sono le suddette carte, dandogli un voto da 1 a 10. Ovviamente più è alto questo voto, più la carta è in condizioni ottime e quindi vale di più. Ovviamente questa è nuova, appena uscita dal pacchetto, quindi è in perfetto stato. Ho trovato Borsalino, è sempre qualcosa. Hai trovato qui. Vai, continuiamo con due. Col secondo box. Non sa quanto pesa. Certo, i soldi pesano. Cioè, ragazzi, come si fa a non tornare bambini facendo queste cose? Ecco, voi non potete saperlo, ma a proposito di tornare ragazzini, voi dovete sapere che il mio primissimo canale YouTube di quando avevo 12 anni era proprio a tema carte di Yu-Gi-Oh! Salve a tutti amici YouTube! Qui sono sempre io, il vostro Mickey Arceus. Apriamo il pacchetto speciale dove troviamo sicuramente una carta rara. Che cazzo mini è? Koala. Questo è giallo, investitori folli. Mini koala. Guardatelo, è giallo. Senti,
Il profumo dei soldi o di una grande cazzata che ho fatto? Io sì. Oh, bello. Questa è full art. Abbiamo trovato Magellan full art, perché appunto è tutta disegnata la carta. Sei pronto a fare i soldi veri, Michelangelo? Io non penso proprio. Credo in te, credo in te. No, abbiamo trovato un altro Kusan e un altro Borsalino. E queste? Kizaru Paramount War, 30 euro, una trentina. 30 euro? No, 30 euro giapponese, una quarantina, sì. Pure con questo box diciamo che siamo rientrati dell'investimento già. Sì. Questa... Porca mignotta! Io mi incazzo con te! Io mi incazzo con te! Terzo box, carissimi investitori. Finora sta andando a gonfie vele. Intanto salutiamo Lollo che ha risposto alla storia con Buco e dice no way, è tornato, quindi fagli un saluto. Ciao Lollo, io confido in te nel non guardare questo video. Però ti ringrazio per il supporto. Guarda che ho trovato solo per te. Un altro Kusan. Una cosa che vorrei far notare è come in realtà investire in carte collezionabili non sia così folle come uno possa pensare. Infatti, ammettendo che uno spenda 90 euro per un box, è altamente improbabile che uno perda l'intero ammontare del capitale investito, se non impossibile. Insomma, sembrerebbe a tutti gli effetti un investimento piuttosto safe. Diciamo che sicuramente anche in questo box siamo rientrati dell'investimento. E anche un altro box è andato. Facciamo che apriamo un box a testa? No. Dai. Però tu hai aperto più box di me e l'investimento è mio, sì. Oh, oh, un altro Kusan. Ma sta carta ci sta a portare fortuna, eh. Little Sadie ho trovato io. Kozuki Oden. Ho trovato Kozuki Oden. Magellan, l'avevo già preso, eh? Sì, l'avevo già trovato. Questo vale 40 euro. No, vale 8 euro. 38 euro. Oh, un'altra è la carta che avevo trovato all'inizio, la prima carta sbustata. Sento che prima di finire il box ci sarà una chicca. No, piano cowboy. L'ho detto. Regare, no, Frano, capisco pure io che vale un sacco di soldi. Oddio. Piace alla gente perché è tettona. Piace alla gente perché è tettona. Questi i preziosi consigli dell'esperto di carte collezionabili Buco. Se io avessi investito questi soldi sarei comunque sicuramente già rientrato dell'investimento. Ecco i miei 5 euro dell'Udon. Qua non c'è niente. Oh, 5 euro. Questa vale 5 euro. Beh. Ultimi due pacchetti. Niente. Ricapitolando, 450 euro investiti e siamo pienamente rientrati dell'investimento. Allora, ci sono rimasto malissimo io in realtà. Non abbiamo trovato quasi nulla di quello che ci serviva, che mi serviva. Ma sono contento, guarda quanta roba che abbiamo trovato. Quanto vale tutta questa roba secondo te? Oltretutto bisognerebbe dire che questo potrebbe benissimo essere un investimento speculativo e quindi di breve termine, poiché se lui già decidesse di vendere tutta questa roba ne otterrebbe un guadagno, oppure potrebbe decidere di tenerlo nel lungo periodo e sperare che tra 10 anni diventerà terribilmente ricco. Carissimi investitori, spero di in qualche modo avervi incuriositi. È un qualcosa di molto affascinante. Fai con rock and roll. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e scrivete cosa ne pensate di One Piece. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo tipo di investimenti qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in uno dei video, insomma, avete capito qualcosa. Sì, qua siamo sommersi da buste e da video, quindi scegliete il video che preferite. Intanto cerco di farmi spazio tra i video.